Vediamo le particolarità dei libri che si trovano nella sede di medicina per quanto riguarda come si presentano nell'OPAC Bicocca in Subria. La biblioteca acquista tutti i libri di testo indicati nella guida dello studente. Qui vediamo un esempio. Andiamo a vedere la colonna Statoscopia e vediamo che tipo di libri possiamo trovare. Prestabile 20 giorni indica che il libro è prestabile per 20 giorni. Prestito weekend indica che la copia è esclusa dal prestito, che è permesso solo nel weekend. Puoi prendere il libro venerdì dopo le ore 16, ma devi tassativamente restituirlo entro le ore 10 del lunedì successivo. I libri non di testo, i libri che sono di approfondimento, hanno uno status diverso. Lo troviamo qui. Si chiama prestabile. Vuol dire che il libro è prestabile per 30 giorni se sei uno studente, 60 se sei un laureando, dottorando, specializzando o docente. Se il libro che cerchi è in prestito, come in questo caso, nella colonna rientro previsto troverai scritta la data entro cui dovrà essere restituito. Puoi prenotarlo, in modo che appena torni dal prestito venga riservato a te. Per farlo, clicca Prenotazione. Identificati utilizzando le credenziali di Ateneo. Ho inserito la mia username e password, login. Automaticamente è segnato come luogo di ritiro la mia biblioteca di appartenenza. Seleziono il Vai e do conferma. La prenotazione è stata effettuata. Riceverò una mail appena il libro sarà disponibile. A quel punto avrò 5 giorni lavorativi di tempo per ritirarlo. Andiamo adesso a vedere come capire dove si trova un libro a partire dalla collocazione che leggiamo nell'OPAC. Per vedere in quale scaffale si trova, si possono utilizzare le mappe presenti in biblioteca o quelle online. Cerchiamo nella mappa online in quale scaffale si trova il libro che ha come CDD il numero 344.0415. Vado nel sito della biblioteca e seleziono la voce collocazione del materiale della sede di medicina. Leggo che a piano terra si trovano i libri con collocazione da 0 a 614. Apro la mappa del piano terra, quindi. Il libro che stiamo cercando ha come CDD il numero 344, quindi si troverà nello scaffale numero 7. Individuato lo scaffale, cerco il numero 344 e i decimali che lo seguono. Quindi guardo le lettere. L'ordinamento è quello alfabetico. È importante annotarsi la collocazione prima di recarsi a scaffale per trovarlo più rapidamente.